Ma Nenzu, mi tocca di due parole a nome di me, a nome di sta parte di Movimento Nazionale che non ha mai accettato di riconoscere l'autorità francese nella terra di Corsica. A nome di tutti quelli che di voi 1768 hanno combattuto perché a Corsica fermesse una nazione. A nome di quelli che non hanno mai rinunciato all'idea di indipendenza. E oggi siamo giunti qui e siamo giunti vittoriosi in cui i nostri fratelli di Femma Corsica, che voglio salutare. Ma siamo giunti qui di noi in cui ciò che lo simmo e ciò che lo portemmo. Siamo giunti qui in cui tutti quelli che come noi hanno sempre combattuto l'autorità francese nella terra di Corsica. Siamo giunti qui in cui i gisprieri di Baoli cascati in Orgo e in Ponte Nuovo. Siamo giunti qui in cui i militanti di un fronte di liberazione nazionale di Corsica morti per il nostro paese. Siamo giunti qui in cui Marco Maria Albertini e Gian Battista Coiva. Siamo giunti qui in cui vola immensa e muda di tutti quelli che hanno dato la sua vita perché lo gampio popolo corso. Entrano oggi con noi in suo luogo santo di democrazia corsa. Siamo giunti qui con i nostri prigionieri. Siamo giunti qui con i nostri mattiaioli. Siamo giunti qui in cui ricordo di nostri strati, di nostri sbagli di noi, ma con la nostra fede, la nostra sincerità. Siamo giunti qui in cui lacrime di mamme disperate, di mogli sconsolate. Ma siamo giunti qui in cui risa dei nostri sedili, in cui speranza da manta che ci porta, in cui l'amore di Sadera e di il nostro popolo. Siamo giunti qui in cui tutti i nostri e siamo giunti per porgli a mano. Per porgli a mano a tutti i corsi e a quelli che sono giunti in de noi un e tanto e che sono giunti in amici per sparte il nostro destino. Siamo giunti per porgli a mano a quelli che domenica non hanno mica scelto di mandarci qui. Per porgli a mano a quelli che all'Assemblea di Corsica hanno sempre ereditato le nostre idee. Per porgli a mano agli eletti corsi che di un nostro nazionalismo non è lì a noi sente parlare. Per porgli a mano ai corsi che di voi 40 anni si sono opposti al nostro movimento. Per porgli a mano anche ai violi di quelli che 30 anni fa ci hanno combattuto con l'arme pagate dalla Francia. Per porgli a mano di sicuro a tutti quelli che domenica hanno imparato la nostra vittoria con tristezza e inquietudine. A questi dimmo non c'è nulla da temme. Lasciate ogni paura, voi che entrate con noi nella strada della bene. E giunta l'ora di un riconcilio della nostra comunità in quella stessa. A Corsica è di tutti, e il governo nazionale, il primo di voi, il 18° secolo, sarà quello di tutti i corsi. Per lavorare con noi, non domanderemo mai a nessuno di rinnegare il suo percorso, e la sua idea, e la sua fedeltà. Come non abbiamo mai accettato noi di rinnegare la nostra storia, il nostro parere e la nostra solidarietà. Domani, tutti insieme abbiamo da lavorare per il bene comune. Domani tutti insieme abbiamo da mettere in opera una nuova politica per la lingua, per la terra, per un sviluppo a pro dei corsi, per la giustizia sociale. Domani scontreremo i rappresentanti della società corsa, impiegati di un pubblico e di un privato, artigiani, commercianti, agricoltori, lavoratori culturali, insegnanti, studenti, disimpiegati, ritirati,
socioprofessionali, associ e sindicati. Scontreremo per mettere in punto un vero progetto di società, largamente esperto dai corsi. Domani andremo insieme in Parigi e in Bruxelles, in cui a forza che gli ci hanno dato i corsi domenica, e negozieremo i mesi di diritto necessari per far che il popolo corso campirà e che lo sia maestro non taso terra. Domani otteneremo l'amnistia di prigionieri e di ricercati. Domani si apriranno le porte di Ebrigio perché i gossi aoleno e chi non potrà opponersi a sa volontà popolare. Domenica, budendo per i nazionalisti, ha detto il popolo gosso che a Corsica non era un pezzo di un altro paese ma una nazione, in cui a sua lingua, a sua cultura, a sua tradizione politica, a sua maniera di partecipare al mondo. Il popolo gosso ha vissuto che un nazionalista sia presidente di un consiglio esecutivo di Corsica. Ha vissuto di noi che un indipendentista sia presidente di s'assemblea, santuario e democrazia corsa. Cercheremo, in cui umilità, a mostrarci degni di sa confianza. Compieradio, in cui due parole che si leggono spesso nei vecchi scritti di nostri antenati, odieso se parole più preziose che mai. Campate felici, e via nazione, e via Corsica.